È giunta al termine di una storia che dura da 5 generazioni e ben 160 anni. Dopo lunghe tradizioni, la profumeria Taussi, negozio ultrasecolare situato nel cuore del centro storico di Fano, a gennaio 2025 chiuderà i suoi battenti per cedere il passo ad un brand molto conosciuto. Un esercizio ormai parte integrante della storia della città fanese, che conclude un capitolo di vita fatta di soddisfazioni ma anche di tanti sacrifici. Un'attività, quella della famiglia Taussi, avviata come barbieria nel 1864 per opera di Camillo, poi portata avanti sempre con passione, nuove idee e voglia di rinnovarsi, fino ad arrivare ad oggi con Rodolfo e Luciana Tranquilli, che da anni portano avanti la profumeria con orgoglio e determinazione. Rodolfo, dopo 160 anni avete ceduto il testimone ad un'altra attività, da quando esattamente? Abbiamo cominciato 160 anni fa, nel 1864. Termineremo la nostra avventura il 20 gennaio del 2025. Una storia iniziata da Camillo Taussi con una barbieria, poi come è proseguita negli anni, come si è evoluta anche la vostra storia? Diciamo cominciata con Camillo come barbieria, poi c'è stato il primo Tullio, Ettore, poi mio padre Tullio, che oltre alla barbieria ha messo su anche la parrucchieria, perché lui era parrucchiere per signora. Nei primi anni del Novecento abbiamo aperto i bagni pubblici, che a Fano non esistevano, su richiesta della città e delle autorità. Un aneddoto, che ecco, il premio partita per i giocatori dell'Alma quella volta era un bagno da Taussi. Poi diciamo la profumeria dal 1911 fino ai giorni nostri. Profumo a teatro, lo vogliamo ricordare? Come no, prima della guerra e prima di ogni rappresentazione a teatro, mio padre e mio nonno andavano a profumare la sala grande, gli ambienti del teatro. È una cosa molto bella che abbiamo voluto riproporre in maniera diversa con il lancio del profumo e l'elisir della fortuna. Il problema della chiusura dei negozi non è un problema da poco oggi in centro storico? No, purtroppo è un grave problema. La città dovrebbe essere molto più accogliente, più bella, tenuta meglio, più pulita, per cui ci dovrebbe essere più cura. Manca quel colpo d'occhio che fa dire al turista quando arriva: oh, che bella città, quel qualcosa in più. E sicuramente il discorso dell'online dopo il Covid ha peggiorato la situazione, i prezzi degli affitti sono molto alti e per cui è sempre più difficile andare avanti. Luciana, da 33 anni in questo negozio, sicuramente l'emozione c'è, ma anche in questi anni ha creato tante amicizie. Certo, l'emozione è grande. In questi anni ho avuto modo di conoscere gente nuova rispetto a quella che già conoscevo e di coltivare veramente anche delle belle amicizie. Ho fatto anche parte di gruppi, di circoli, di persone dove anche per beneficenza che mi hanno coinvolto, e diciamo che sì, ho avuto una vita sociale abbastanza movimentata, perché veramente ho conosciuto tante persone. C'è un episodio che ci può raccontare, che si porterà per sempre nel suo cuore? Ce ne sarebbero tanti, veramente. Dico sempre le cose fatte anche per beneficenza, ma anche, per esempio, qualche anno fa, l'ottobre rosa della prevenzione del tumore al seno, avevamo regalato tanti gadget. Era stato un successone. Da febbraio cosa farà? Tante cose. La nonna, prima di tutto. Speriamo di viaggiare. Quello che non ha mai fatto finora. Quello che non ho mai potuto fare finora, sì. Un weekend libero, con un sabato con la testa libera. A Rodolfo e Luciana gli auguri di un nuovo inizio da tutta la città di Fano.